sovrani d'Europa. Maria la sanguinaria. Erede maggiore di Enrico VIII, unica figlia generata all'interno del suo primo matrimonio con Caterina d'Aragona, dal momento in cui sua madre venne ripudiata, dovette lottare per tutta la vita per far valere la propria posizione. Quando Maria diventò regina all'età di 37 anni, si impegnò per distruggere quello che suo padre prima e il suo fratellastro Edoardo VI poi avevano costruito per convertire la nazione al protestantesimo. Ella era una devota cattolica e divenne nota come Maria la Sanguinaria per aver condotto al rogo circa 300 protestanti nei suoi brevi 5 anni di regno. Maria, quarta e penultima monarca della dinastia Tudor, nacque il 18 febbraio 1516 a Londra, unica figlia sopravvissuta di Enrico VIII e Caterina d'Aragona. Prima della sua nascita, quattro precedenti gravidanze della regina si conclusero con feti nati morti o deceduti pochi giorni dopo il parto, più molteplici aborti che precedettero e seguirono la sua nascita. Maria aveva come entrambi i suoi genitori una carnagione molto chiara, occhi azzurri e capelli d'oro ramati. Era una bambina precoce. Nel luglio 1520, quando aveva appena 4 anni e mezzo, intrattenne una delegazione francese in visita con un'esibizione di clavicembalo. Gran parte della sua prima parte dell'educazione fu merito di sua madre, che a sua volta aveva avuto un'eccellente istruzione umanista. All'età di 9 anni, Maria sapeva leggere e scrivere in latino, conosceva il francese, lo spagnolo, oltre a praticare la musica e la danza. Nel 1525, all'età di soli 9 anni, il re inviò Maria al confine del Galles per presiedere, presumibilmente solo di nome, al Consiglio del Galles e delle Marche. Le fu assegnata una sua corte con sede al castello di Ludlow e molte delle prerogative reali normalmente riservate al principe di Galles, tanto che veniva chiamata la principessa del Galles, sebbene non fosse mai stata tecnicamente investita del titolo. Durante l'infanzia di Maria, il padre negoziò potenziali futuri matrimoni per lei. Quando aveva solo 2 anni, fu promessa a Francesco, il figlio neonato del re Francesco I di Francia, ma il contratto fu ripudiato dopo 3 anni. Nel 1522, all'età di 6 anni, venne promessa al suo cugino 22enne Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, l'uomo più potente nel quadro politico dell'Europa dell'epoca. Tuttavia, il fidanzamento fu interrotto dopo pochi anni di comune accordo da entrambe le parti. Il cardinale Wolsey, il principale consigliere di Enrico, riprese poi negoziati di matrimonio con i francesi. Fu firmato un trattato di matrimonio che prevedeva che Maria sposasse Francesco I, vedovo e desideroso di raggiungere un'alleanza con l'Inghilterra, o il suo secondo figlio, Enrico, duca d'Orléans. Ma Wolsey riuscì poi ad assicurarsi un'alleanza con la Francia senza la necessità di un matrimonio. A questo punto Maria si stava sviluppando in una giovane donna graziosa, ben proporzionata, con una bella carnagione. Nonostante il suo affetto per Maria, il re era profondamente deluso dal fatto che il suo matrimonio non avesse prodotto eredi maschi. Complice la sua passione per Anna Bolena, che non voleva concedersi al di fuori del vincolo matrimoniale, tentò di annullare il suo matrimonio con Caterina, ma Papa Clemente VII rifiutò la sua richiesta. All'inizio del 1533 Enrico sposò Anna Bolena e in maggio Thomas Cranmer, arcivescovo di Canterbury, dichiarò formalmente il matrimonio con Caterina nullo e quello con la Bolena valido.
Enrico ripudiò l'autorità del Papa, dichiarandosi capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. Caterina venne allontanata dalla corte e Maria fu considerata illegittima. Era chiamata Lady Mary, piuttosto che principessa, e il suo posto nella linea di successione fu trasferito alla sua sorellastra appena nata, Elisabetta. In quegli anni iniziò a soffrire di mestruazioni irregolari e depressione, anche se non è chiaro se ciò fosse causato dallo stress, dalla pubertà o da una malattia più profonda. Maria si rifiutò risolutamente di riconoscere Anna come nuova regina o Elisabetta come legittima principessa, facendo infuriare ulteriormente il re Enrico. Il rapporto tra Maria e suo padre peggiorò, non si parlarono per 3 anni. Sebbene sia lei che sua madre fossero malate, a Maria fu rifiutato il permesso di visitare Caterina, che morì senza poter mai riabbracciare la figlia nel 1536. Nello stesso anno, Anna Bolena cadde in disgrazia e fu decapitata solo dopo 3 anni dalle nozze. Elisabetta, come Maria, fu dichiarata illegittima e privata dei suoi diritti di successione. La sua situazione migliorò con la terza moglie di Enrico VIII, Jane Seymour, che intercedette per appianare i rapporti tra Enrico e le sue figlie. Enrico insisteva tuttavia che Maria lo riconoscesse come capo della Chiesa d'Inghilterra, ripudiasse l'autorità papale, riconoscesse che il matrimonio tra lui e sua madre fosse illegale e accettasse la propria illegittimità. Nonostante Dio e la mia coscienza le impedissero di piegarsi a tanto, fu infine costretta a far buon viso a cattivo gioco e firmare un documento che accettava tutte le richieste del padre. Le fu quindi permesso di riprendere il proprio posto a corte. Le fu assegnato un proprio seguito di dame di compagnia, oltre che un cospicuo approvvigionamento economico per le sue spese personali. L'anno successivo la matrigna morì di parto, dando alla luce il sospirato erede maschio, il futuro Edoardo VI. Nel 1543, dopo altri 2 fallimentari matrimoni, conclusesi con un annullamento e una decapitazione, Enrico sposò la sua 6ª e ultima moglie, Caterina Parr, che riuscì a riavvicinare ulteriormente la famiglia. Il re reinserì Maria Elisabetta nella linea di successione attraverso l'atto di successione del 1544, ponendole dopo Edoardo, pur rimanendo entrambe formalmente legittime. Enrico VIII morì nel 1547 e Edoardo, a soli 9 anni, gli succedette al trono col nome di Edoardo VI. Poiché Edoardo era ancora un bambino, il governo passò un consiglio di reggenza dominato dai protestanti, che tentarono di stabilire la loro fede in tutto il paese. Maria rimase fedele al cattolicesimo romano e celebrò con aria di sfida la messa tradizionale nella sua cappella. Fece appello al cugino, imperatore Carlo V, affinché esercitasse pressioni diplomatiche, chiedendo che le fosse permesso di praticare la sua religione. Per la maggior parte del regno di Edoardo, tuttavia, Maria rimase nelle sue proprietà e raramente frequentò la corte. Il 6 luglio 1553, all'età di 15 anni, il gracile Edoardo VI morì e salì al trono la cugina Lady Jane Grey. Edoardo VI, infatti, giovane e manipolato dagli uomini della sua corte, fu convinto ad apportare delle modifiche alla legge di successione del padre e col proprio testamento ne promulgò una nuova che escludeva Maria dalla successione, per evitare il ritorno al regno al cattolicesimo. Tuttavia non poteva estromettere una sorellastra e mantenere l'altra, per cui anche la protestante Elisabetta venne diseredata. Tuttavia il regno di Jane durò solo 9 giorni. Maria, appoggiata dal popolo che la considerava la legittima erede al trono e dalla gran parte degli uomini politici del paese, rivendicò i suoi diritti alla successione,
venendo acclamata e incoronata regina d'Inghilterra il 19 luglio 1553. Il 3 agosto cavalcò trionfante a Londra su un'ondata di sostegno popolare, accompagnata dalla sorellastra Elisabetta e da una processione di oltre 800 nobili e gentiluomini. Maria, esclusi i regni brevi e controversi dell'imperatrice Matilda e della deposta Lady Jane Grey, fu la prima regina regnante d'Inghilterra. Il suo primo obiettivo come regina era la restaurazione della religione cattolica e il ripristino della supremazia papale in Inghilterra. A tal fine, il Papa Giulio III inviò nel novembre del 1554 il cardinale Reginald Pole, con il compito di assolvere il regno dal peccato e procedere alla restaurazione del cattolicesimo. La regina però sapeva bene quanto fosse fragile la sua politica di restaurazione. Giunta all'età di 38 anni, necessitava di un erede per continuare la sua battaglia e quindi cercò disperatamente un marito. Alle sue spalle, nella linea di successione, c'era infatti Elisabetta, di fede protestante. Suo cugino, Carlo V, le suggerì di sposare il suo unico figlio, il principe Filippo di Spagna. Filippo aveva già un figlio da un precedente matrimonio ed era erede di vasti territori dell'Europa continentale e del Nuovo Mondo. Il matrimonio era impopolare tra gli inglesi. I suoi consiglieri si opposero sulla base del patriottismo, in quanto temevano che l'Inghilterra sarebbe stata relegata a una provincia degli Asburgo, mentre i protestanti erano motivati dalla paura del cattolicesimo. Mentre i nonni di Maria, Ferdinando e Isabella, avevano ciascuno mantenuto la sovranità del proprio regno durante il loro matrimonio, non c'erano precedenti da seguire in Inghilterra. Secondo la dottrina della common law inglese, della jus uxoris, la proprietà e i titoli appartenenti a una donna diventavano di suo marito al momento del matrimonio e si temeva che qualsiasi uomo avesse sposato Maria sarebbe diventato re d'Inghilterra di nome e di fatto. Quando Maria insistette per sposare Filippo, scoppiarono quindi le insurrezioni. Thomas Wyatt il giovane guidò una forza del Kent per deporre Maria in favore di Elisabetta, come parte di una più ampia cospirazione ora nota come ribellione di Wyatt, che coinvolse anche il duca di Suffolk, il padre della deposta Lady Jane. Quando raggiunse Londra, Wyatt fu sconfitto e catturato. Egli, il duca di Suffolk, sua figlia Lady Jane e suo marito, Guilford Dudley, furono giustiziati. Elisabetta, sebbene protestasse per la sua innocenza nel complotto che la voleva sul trono, fu imprigionata nella Torre di Londra per 2 mesi, poi messa agli arresti domiciliari a Woodstock Palace. Distrutta l'opposizione protestante, Maria poté procedere con il matrimonio. Ottenuta facilmente la dispensa papale, i due sposi erano infatti zia e nipote di secondo grado, il 25 luglio 1554 si celebrò il matrimonio. La regina Maria aveva 38 anni, mentre il principe Filippo ne aveva 27. Secondo i termini del Queen Mary's Marriage Act, Filippo doveva essere definito re d'Inghilterra. Tutti i documenti ufficiali dovevano essere datati con entrambi i loro nomi e il Parlamento essere chiamato sotto l'autorità congiunta della coppia. L'Inghilterra non sarebbe stata obbligata a fornire supporto militare al padre di Filippo in nessuna guerra e Filippo non poteva agire senza il consenso di sua moglie o nominare stranieri in carica in Inghilterra. I rapporti tra i due sposi furono freddi fin da subito. Filippo non sapeva parlare inglese, quindi comunicavano in un misto di spagnolo, francese e latino. Inoltre Filippo si assentava spesso dall'Inghilterra, avendo egli sì il titolo di re, ma privo di fatto di qualsiasi potere politico.
Verso settembre si diffuse la voce che Maria potesse essere incinta del sospirato erede. Smise di avere le mestruazioni, prese peso e soffriva di nausea. A novembre riferì lei stessa che sentiva il feto muoversi. La nascita dell'erede venne stimata a maggio 1555 e vennero preparate le camere e gli arredi necessari ad ospitarlo ad Hampton Court, dove Filippo e Maria si spostarono. Il Parlamento approvò un atto che rendeva Filippo reggente in caso di morte di Maria durante il parto ed Elisabetta fu rilasciata dagli arresti domiciliari e chiamata come testimone del parto. False voci, secondo cui Maria avesse dato alla luce un figlio, si diffusero in tutta Europa, ma i mesi passavano e il parto non avveniva. Maria continuò a mostrare segni di gravidanza fino a luglio 1555, quando il suo addome si ritirò. Molto probabilmente si trattò di una falsa gravidanza, forse indotta dal desiderio di Maria di avere un figlio. In agosto, subito dopo la disgrazia, Filippo lasciò l'Inghilterra per comandare i suoi eserciti contro la Francia nelle Fiandre. Maria aveva il cuore spezzato e cadde in una profonda depressione. In politica religiosa, Maria emise un proclama nel quale si affermava che non avrebbe costretto nessuno dei suoi sudditi a seguire la sua religione. Ma entro la fine del 1554 gli atti di eresia furono ripresi. Sotto gli atti di eresia, numerosi protestanti furono giustiziati durante le persecuzioni mariane. Circa 800 protestanti, ricchi o nobili, presagendo il peggio, fuggirono in esilio. Le prime esecuzioni avvennero in un periodo di 5 giorni all'inizio del febbraio 1555. Thomas Cranmer, ex arcivescovo di Canterbury, fu costretto a guardare i vescovi che prima di lui venivano bruciati sul rogo. Terrorizzato, ritrattò, ripudiando la teologia protestante e unendosi alla fede cattolica. Il giorno stabilito per la sentenza, Cranmer fu invitato a leggere una biura definitiva, ma sul pulpito, inaspettatamente, condusse un sermone in modo inaspettato, rinnegando le precedenti ritrattazioni e annunciando che la sua mano sarebbe stata arsa per prima in segno di punizione per aver precedentemente abiurato. Condotto al patibolo, mantenne il proposito, porgendo la mano al centro del fuoco e urlando: «Questa mano ha offeso!». Le esecuzioni si rivelarono così impopolari che persino un membro del personale ecclesiastico di Filippo li condannò. Maria perseverò però con la sua politica, che continuò fino alla sua morte, inasprendo così il sentimento anticattolico e antispagnolo tra il popolo inglese. Questo le valse nei secoli a venire il soprannome di Bloody Mary, ovvero Maria la Sanguinaria. Cranmer e tutte le altre vittime delle persecuzioni avvenute in quei tristi giorni sono considerate oggi martiri della Riforma protestante. Mentre il Regno d'Inghilterra sprofondava nella caccia agli eretici, nel gennaio 1556 l'imperatore Carlo V, al contempo suocero e cugino di Maria, abdicò e Filippo fu dichiarato re di Spagna. Oltre al titolo, Filippo aveva ereditato dal padre anche la guerra contro i francesi e aveva la necessità di un alleato militare. Benché Maria intendesse acconsentire alle richieste del marito, gli accordi prematrimoniali le impedivano di agire liberamente senza l'appoggio del consiglio. L'instabilità interna, l'esercito impegnato a tenere a freno le rivolte protestanti e un dissesto generale delle finanze erano delle ottime scusanti per non dichiarare guerra al ben più organizzato Regno di Francia. L'influenza spagnola, tuttavia, ancora una volta, vinse sulle resistenze interne. Nel giugno del 1557 fu inviata la dichiarazione di guerra ai francesi, i quali per tutta risposta attaccarono
cercarono l'ultimo possedimento inglese sul continente, la città di Calais. Questa fu facilmente conquistata, ponendo definitivamente fine alla presenza inglese sul continente. Infine, un altro duro colpo per la cattolica Maria. L'alleanza con la Spagna portò alla rottura con il Papa Paolo IV Carafa, fanaticamente antispagnolo e alleato della Francia. L'ultima illusione per la regina venne nel 1557 con i sintomi di una nuova gravidanza. Nuovamente le si interruppe il ciclo e le si ingrossò il ventre. Quando i mesi trascorsero e del nascituro non ci fu traccia, tutti compresero che si trattava di una nuova gravidanza isterica e Maria fu costretta ad accettare che a succederle sarebbe stata la sua sorellastra Elisabetta. Tuttavia Maria era ancora debole e malata nel maggio 1558. I membri del Partito Cattolico al potere sapevano benissimo che con Elisabetta, di fede protestante, tutta la politica di restaurazione del cattolicesimo operata da Maria sarebbe stata abbandonata. Si cercò pertanto di convincere la regina a firmare l'atto con cui si condannava a morte la sorella, ma Maria non procedette, anche se implorò invano Elisabetta di mantenere l'Inghilterra cattolica quando fosse salita al trono. Nel dolore, forse a causa di cisti ovariche o cancro uterino, morì il 17 novembre 1558 all'età di 42 anni. Filippo, che si trovava a Bruxelles, scrisse a riguardo alla sorella: «Ho provato un ragionevole rammarico per la sua morte». Sebbene il testamento di Maria affermasse che desiderava essere sepolta accanto alla madre, Caterina d'Aragona, fu deposta invece nell'abbazia di Westminster, in una tomba che avrebbe poi condiviso con Elisabetta. L'iscrizione latina apposta lì da Giacomo I quando succedette a sua volta ad Elisabetta si traduce: «Consorti nel regno e nella tomba. Noi, sorelle Elisabetta e Maria, qui riposiamo nella speranza della resurrezione». Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti like o lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.